Buongiorno Marco. Buongiorno. Come stai? Bene. Tutto bene? Non ho visto che cosa ti occupi in realtà. Raccontaci un po'. Sì. Partiamo da cosa mi occupavo. Okay. Avevo un'azienda di stampa digitale. Ok. Avevo un po' tutti i macchinari. Non dovevo. L'azienda era stata aperta nel 1985, quindi eravamo i pionieri del settore. Poi la vita porta a cambiare e oggi mi occupo di anomalie finanziarie. Ah, ok. Come si chiama la società oppure lavori? Non è la mia società, chiaramente, lavoro per un'azienda in provincia di Pavia, ho capito. Mazzano, e si occupa di verificare i conti correnti bancari, i mutui e leasing. Ho capito. Vabbè, insomma, però sei un abitué di queste manifestazioni come Viscom, eccetera, appunto perché ci sei appena probabilmente uscito da questo mondo. Cerco di non dimenticarlo, anche perché è facile, ci sono parecchie novità, ci sono cose molto interessanti, non c'è un qualcosa che stravolge totalmente, però tante piccole cose interessanti, nuove, che sicuramente possono far bene al mercato, che in questo periodo è un po' depresso. Senti, ma come mai sei venuto a quello stand del Pianeta Fenix? Perché sì. Fenix era uno dei miei fornitori, sono parecchio esperti, hanno sempre le ultime novità. Ok, quindi sei venuto anche per ritrovare degli amici? Sono venuto per ritrovare degli amici e li ho incontrati, chiaramente. Ok, senti, un'altra domanda è questo nuovo concept di questa parte, diciamo, spaziale, no? Vedi, c'è sempre Printix, però è su in cielo, si sposta, eccetera. Come ti piace questa tipologia di comunicazione? È ariosa. Non ti vedo troppo convinto. No, è ariosa, va bene, lascia uno spazio per osservare, per circolare, per vedere che cosa succede. Certo. E offre meno opportunità di nascondersi. Ho capito. Senti, un'altra domanda è come vedi questo mercato, visto che ce ne è uscito da poco, me lo conosci molto bene, nel prossimo futuro, nel senso che questo Viscom mi sembra che si stia riposizionando. Non ho girato tutto, sono entrato tardi e sono quasi puntato dritto qua. Ho visto che la fiera si è rimpicciolita rispetto all'anno scorso, quindi meno stand, più spazio nelle corsie, più salottini per riposarsi, però quelli che ho sentito hanno detto che c'è stato più interesse rispetto all'anno precedente. Più qualità, insomma. Senti, quali sono i tuoi piani per il futuro? Insomma, cosa vuoi fare da grande? Da grande, sono già grande. Qualche piccola idea di ritornare nel mercato del digitale ce l'avrei. Ok. Sto aspettando qualcosa di propizio, un progettino ce l'ho, ma forse non sono ancora tempi maturi. Ho capito, va bene, allora rimaniamo in attesa, Marco, delle tue novità e ti auguriamo una buona fiera e una buona giornata. Grazie, anche a voi. Ciao.